Hola amigo, oggi ti voglio parlare di un grande libro, questo qui, Time and Groove, e ti voglio portare la mia esperienza su come io l'ho studiato e su come lo faccio studiare ai miei allievi, sperando che ti possa tornare utile. Questo è un libro che veramente consiglierei a tutti i batteristi, non solo i professionisti, ma anche i semplici amatori, perché tratta quegli argomenti che sono veramente fondamentali per potersi considerare dei batteristi affidabili, cioè in parole povere. Time e groove, andare a tempo e avere un bel groove. Autore del metodo, Maurizio Dei Lazzaretti. Andiamo a vedere di cosa tratta. Il libro è diviso in vari workout in stili musicali. Ogni workout si divide su due pagine. La pagina di sinistra è la lettura, quindi quello che devo leggere e riprodurre uguale come notazione. La pagina di destra invece ci dà solo dei riferimenti. Quindi utilizzando il CD allegato con le basi audio, quindi ogni esercizio lo farò con le basi audio, io suonerò leggendo sempre la pagina di sinistra e farò un certo numero di ripetizioni per ogni rigo. Quindi per esempio io devo ripetere 4 volte lo stesso rigo, le prime due volte sentirò anche la batteria insieme a me, quindi posso verificare di essere effettivamente giusto in quello che sto leggendo e che sto suonando. La seconda metà invece partirà la reference della pagina di destra, che sono solo alcuni appuntamenti che lasciano degli spazi vuoti. Quindi, per farti un esempio, è come se tu avessi la cuffia, stai ascoltando la musica e a un certo punto il cavo non funziona, senti solo ogni tanto, però a tempo. Per cui lo scopo sarebbe riuscire a suonare per più ripetizioni lo stesso rigo come indicato e quando passerò al rigo successivo essere perfettamente a tempo sull'1. Questa cosa aiuta naturalmente la nostra percezione del tempo, quindi ci aiuta e allena la nostra capacità di non correre o non rallentare. Ma questo libro è anche molto di più, secondo me, perché affronta appunto diversi stili musicali. E poi c'è l'aspetto della lettura, che è estremamente importante, perché, guarda, io lo uso anche con dei miei allievi che hanno 8-9 anni, quindi ci sono delle letture molto semplici, così come ci sono delle letture gradualmente più difficili, fino a essere veramente complicate. Però, ovviamente, è lo scopo del libro, no? È da molto tempo che volevo fare la recensione di questo libro, però mi ero imposto prima di tutto di finirlo, perché non posso parlare di un libro se non l'ho completato interamente. E poi lo volevo anche testare un po' con i miei allievi, che hanno vari livelli, quindi mi sento in grado di poterti dare qualche consiglio di studio sulla base della mia esperienza. Ad esempio, se la lettura non è il tuo forte, faccio per dire, potresti fare non il libro esattamente tutto in ordine, ma andare a prendere solo i primi 1, 2, magari 3 workout di ogni stile musicale, pop 1 e 2, hip hop 1 e 2, funk 1 e 2, perché sono più facili da leggere e quindi cominciare ad allenarti in questo modo per poi gradualmente fare gli altri. Se invece avessi difficoltà a mantenere il ritmo costante a livello metronomico, beh, allora ti potrei consigliare di fare solamente le prime due, si chiamano time keeping track della pagina di destra, solamente la prima o la prima e la seconda, perché è più facile rimanere a tempo, hai più riferimenti, mentre più vai avanti più gli spazi si allargano e quindi diventa incasinato. Ho notato anche come nella sezione hip hop qualcuno comincia a avere i primi problemi con la tecnica della cassa, perché ci sono dei colpi ravvicinati, molto sincopati, quindi è anche un'occasione per andarti a studiare le tecniche, oppure quando vai a suonare il charleston in sedicesimi veloce. Io personalmente consiglio di utilizzare la reference, che è la traccia
che c'è all'inizio di ogni workout, dove senti esattamente solo quello che devi suonare, e semmai di rallentarla. Ci sono vari modi. Io uso un programmino gratuito che si chiama VLC, quello col triangolino arancione. Altra cosa, ti consiglio vivamente di registrarti. Questo lo dice anche Maurizio, se non sbaglio, nella prefazione del libro. Però usa quello che hai, non serve che ti compri dell'attrezzatura di chissà che tipo. Però devo dire che registrandoti riesci veramente a raddoppiare l'efficacia dello studio di questo libro. Mi prendo la responsabilità di dire che questo è un libro che può andare bene per tutti i livelli, cioè magari non proprio se hai cominciato a suonare ieri, naturalmente, però va bene anche per i principianti, perché l'argomento del groove del time è troppo importante. Cioè, tu potresti saper fare tre cose, ma fatte bene, a tempo, con il giusto suono, e avresti comunque più possibilità, o saresti più apprezzato nel contesto della tua band, di uno che viene lì, fa i numeri, ma poi magari fa le montagne russe con il metronomo. Questo è il mio punto di vista, almeno. Nelle note a questo video ti lascio il link al libro, se lo vuoi acquistare, e ti lascio anche il link all'intervista che ho avuto il piacere e la fortuna di poter fare all'autore Maurizio De Lazzaretti, che è veramente uno dei più grandi batteristi italiani. Se non lo conosci, è anche un grandissimo didatta, ha fatto tanti libri importanti. Vabbè, adesso parliamo di questo, poi ti parlerò anche degli altri. Comunque, Time Groove, Maurizio De Lazzaretti, buon lavoro e alla prossima. Ciao!